Architetto, quindi. Perfetto. Come ha lasciato Luciano qui questo nome? In questo caso con il fumo nero della candela. Quindi sostanzialmente, effettivamente, quando si scendeva in questi ambienti si rischiarava l'oscurità con delle candele, e quindi avvicinando la fiamma alla volta si anneriva la parete. Quindi insomma, per le dimensioni, dobbiamo pensare anche che Luciano ci sono molto paziente, perché questo era un lavoro anche abbastanza lento. Quindi ce lo immaginiamo, diciamo, io me lo voglio immaginare come un graffitaro rinascimentale, voglio sperare che in tempi più recenti nessuno abbia inciso altri nomi. Torniamo indietro. Che cosa è? I caratteri rinascimentali. Non so, per esempio, più moderni. Diciamo che vorrei fare un po' questa.